Sindaco Valiante, buongiorno e ben ritrovato sui nostri canali. Buongiorno a voi. Allora, argomento emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni abbiamo avuto un piccolo aumento dei contagi. Ci vuole fare il punto della situazione, sindaco? Sì, voglio un po' così intrattenermi per riepilogare un po' la situazione di questo coronavirus che sta toccando in Italia, ma per quanto più ci riguarda in Campania e anche in provincia di Salerno, dei numeri che non ha mai fatto registrare neppure nel periodo di lockdown, cioè nella crisi dei mesi di marzo, aprile, maggio. Sono numeri che purtroppo crescono di giorno in giorno e insomma che danno qualche preoccupazione di troppo. E che non aspettavamo in questa misura e con questa entità di numeri, appunto. Ciò non di meno, dobbiamo fare i conti con una situazione a cui dobbiamo fronteggiare con tutte le forze in campo e con ogni mezzo per tentare di arginare, di ridurre e di eliminare pian piano, gradualmente, questo nemico invisibile. Ovviamente queste sono previsioni, ma speriamo, insomma, di arginare questa escalation che se continuasse, ma insomma, dipende anche un po' da tutti quanti noi. Non dipende soltanto dall'autorità. Magari non dipende soltanto dall'autorità dei controlli, dipende essenzialmente dalla condotta che tutti quanti noi, dal primo all'ultimo, riusciamo ad avere. Se tutti quanti noi riusciamo ad avere una condotta che è quella conforme alle cose che ci stiamo dicendo ormai da 8 mesi, e allora possiamo nutrire speranza, possiamo nutrire fiducia, possiamo smettere di parlare degli altri e magari prestando più attenzione ai comportamenti propri, perché se ognuno fa la propria parte, poi alla fine arriviamo a quello che chiediamo, e cioè comportamento responsabile di tutti. È scomodo, è fastidioso. Io ricordo quando ho assunto dei provvedimenti nei mesi scorsi, la mascherina d'estate era così fastidiosa. Ci fu da parte di qualcuno super esperto, perché ci sono tanti super esperti, una levata di scudi, poi ho avuto ragione, perché successivamente a quei provvedimenti sono stati adottati i medesimi provvedimenti da parte di autorità regionali o nazionali e anche ora. Quindi ognuno faccia la propria parte. Io credo che questa sia la soluzione, il rimedio che possiamo sicuramente auspicare, condotta di conformità a quelle che sono le disposizioni, l'igiene personale, il distanziamento, l'uso della mascherina. E evitare gli assembramenti. Lo diciamo ormai, lo sanno anche le pietre in strada, però ci sono ancora delle resistenze. So che è complicato, può essere una privazione della libertà, ma questo è se noi vogliamo uscirne. E se siamo passati in poche settimane da contagi in Campania, da contagi 50-60 a quasi 600 di ieri, insomma, penso che adesso dobbiamo invertire la marcia. C'eravamo un po' tutti quanti illusi, forse che fosse tutto alle spalle, non è così. Veniamo alla situazione nostra, che è stata di Baronissi, che è stata un po' turbata, si fa per dire, da questo focolaio che si è sviluppato per colpa di nessuno, un cluster alla palestra, voglio dire, e che ci ha dato preoccupazioni, pensieri, anche momenti di riflessione seria. Però credo che siamo riusciti con l'impegno di tutti, col nostro impegno, con l'impegno della Presidenza
dell'ASL, con l'impegno della stessa famiglia, di tanti cittadini, della scuola, a ricostruire una catena di contatti che per la massima parte è quella. Al momento abbiamo una situazione di contagiati a Baronissi che è di 20 persone. Proprio qualche minuto fa l'ASL mi ha comunicato una bellissima notizia che due dei nostri concittadini che erano stati risultati positivi il 13 e 17 settembre scorso sono finalmente guariti, avendo superato la prova dei tamponi, sono usciti negativi. Quindi abbiamo 20 però ancora cittadini che sono positivi, sono contagiati dal Covid, sono tutti in buona condizione, fortunatamente sono tutti in isolamento domiciliare a casa con le loro famiglie, con le persone conviventi. E quindi non ci sono al momento, e speriamo mai, preoccupazioni per quanto riguarda lo stato di salute, ma sono pur 20 persone che sono positive. Quattro di queste sono, diciamo, cittadini positivi già da qualche settimana, tutti gli altri 16 si sono sviluppati intorno a questo focolaio, a questo cluster della palestra. Diciamo che il gruppo familiare dell'amico istruttore riguarda 7 persone che sono attualmente, stanno bene fortunatamente, facciamo gli auguri a loro come a tutti naturalmente, sono in isolamento domiciliare come dicevo, altri 6 sono cittadini adulti, anche questi bene o male a contatto diretto o indiretto con la palestra, e anche 3 bambini. Tra scolari e studenti, bambini o adolescenti, che sono risultati contagiati, con le conseguenze che poi vedremo per la scuola, e sono in isolamento domiciliare, anche se sono in buona condizione. Il lavoro che è stato fatto per ricostruire la catena è stato importante, impegnativo, forte, grosso, ma insomma credo che stiamo sul pezzo e credo che la situazione sia sotto controllo. Ovviamente tutti questi contatti ricostruiti con più o meno rapporti avuto con la palestra, con istruttori o con persone che frequentano la palestra, individuati, sono stati oggetto di richiesta all'ASL di tamponamento per verificarne la eventuale positività, e diciamo che una buona parte è stata così esitata con esito negativo, quindi siamo tranquilli. Gli altri appunto che rientrano nei 16 contagiati oltre i 4 originali sono stati ovviamente positivi. C'è ancora un po' di tamponi di cui attendiamo l'esito, che sono stati chiesti all'ASL, credo un centinaio, 100-110 tamponi devono ancora essere esitati, ovviamente tanti, molti sono ragazzi della scuola, non che siano venuti a contatto alla palestra, nel focolaio, ma che hanno avuto un qualche contatto anche sporadico, anche episodico, con anche bambini o cittadini comunque che sono risultati positivi. A scopo meramente precauzionale e di cautela, cosa che abbiamo fatto a Baronissi, negli altri comuni non avviene perché vanno tutti a scuola, anche quelli che attendono i tamponi, abbiamo ritenuto, proprio per l'insorgenza di questo focolaio, insomma, che ci ha spaventato, diciamolo pure all'inizio, di tenerli un attimino preservati e di evitare che andassero a scuola per ogni evenienza di tampone positivo che potesse contagiare i colleghi. Quindi per evitare, ma per eccesso di zelo e di prudenza, altri focolai. Attendiamo questo risultato, abbiamo sollecitato l'ASL, anche l'ASL è affogata da tamponi ovviamente, non solo da Baronissi ma da tutta la provincia di Salerno, quindi speriamo di ricevere al più presto questo esito per liberare, sia negativo ovviamente, negativo tampone con esito negativo, per recuperare regolarità e serenità nelle scuole.
alcune classi però, e mi riferisco a una al momento, a una classe della scuola primaria di Santa Maria delle Grazie, una classe anzi due classi del liceo scientifico e dell'istituto tecnico sono state praticamente messe in quarantena perché lì ci sono stati dei alunni positivi. Uno di questi non è neppure residente a Baronissi, ma questo non rileva, voglio dire. Quindi, ieri abbiamo, come sappiamo tutti, emesso questa ordinanza di riapertura della scuola, che per ragioni prudenziali erano state chiuse da lunedì, anzi era stata non chiusa la scuola, era stata ordinata la sospensione dell'attività didattica in presenza, continuando le altre attività, quindi non esclusa neppure la didattica a distanza, ma questa è un'organizzazione che è della scuola di sua esclusiva competenza e quindi la decisione è dei vertici scolastici eventualmente. Dunque abbiamo deciso di aprire tutte le scuole, ad eccezione di quelle i cui ragazzi, i cui alunni sono in attesa di tampone o hanno avuto contatti certi con positivi, tutto il resto sono riaperte. Ma qualcuno ha un po' non compreso lo spirito di questa cosa. Io non so perché una classe, una scuola, i cui bambini, i cui alunni non hanno avuto alcun contatto, non hanno avuto alcun tampone, perché avrebbe dovuto non aprire. La scuola è un diritto, nessuno può privare il diritto, ci mancherebbe, poi il diritto fondamentale a una persona di non esercitare questo diritto. Io comprendo benissimo le motivazioni, il timore, la paura, il terrore, il panico, la preoccupazione, noi non possiamo permetterci di avere questi sentimenti, noi dobbiamo assicurare con serenità, con freddezza, con ragionamento, quello che è il provvedimento. Tutti i provvedimenti adottati ieri rispondono conformemente, pedissequamente e rigorosamente ai protocolli dettati dallo Stato. Non quelli di chiusura temporanea di scuole, i cui ragazzi sono in attesa del tampone. Io potevo riaprire, stando ai protocolli, come hanno fatto tutte le scuole, anche nei comuni adiacenti. Prudenzialmente ho ritenuto di attendere i tamponi, proprio perché c'è stato questo focolaio che ci ha spaventati. Dunque, queste determinazioni sono assunte in conformità dei protocolli, si fanno in tutta Italia, e sono assunti non da una persona, perché il sindaco che emana l'ordinanza, prima di emanare l'ordinanza, riunisce il centro operativo comunale, che è composto da esperti nelle varie branche, tecnici comunali, dirigenti comunali, carabinieri, polizia municipale, vertici della scuola, protezione civile. Ascolta, c'è un confronto e si assume una determinazione, anche perché, a parte questo, poi ci sono dei contatti informali che noi abbiamo con l'ASL in maniera permanente e devo dire che l'ASL, prima di consegnare un risultato ufficiale, quando c'è un caso di positività, telefona. E fino a questo momento io telefonate di questo genere non ne ho avuto e non ne vorrei avere. Quindi capisco la preoccupazione, il panico, perché c'è da essere preoccupati, ma c'è da essere anche responsabilmente attenti. Perché però non andiamo a scuola, qualcuno dice non andiamo a scuola, che può essere una fonte di contagio, però poi magari col tuo compagno di scuola, con cui non vuoi andare, ci stai insieme o al dopo scuola, al parco giochi, o in palestra, o in piscina, o al parco della rinascita. Non ci possiamo permettere provvedimenti dettati dalla emotività. Io capisco che sto parlando a una piccola minoranza, però tutti dobbiamo essere consapevoli, tutti dobbiamo essere consapevoli, tutti dobbiamo essere della stessa barca.
La barca non possiamo condurla in 18.000. E quindi un attimino di attenzione da parte di tutti noi. Già lo fate, in gran parte già lo fate. Noi siamo aperti ad avere i contributi. Il mio telefono è di fuoco. Rispondo a centinaia di persone al giorno. Chi mi dà dei consigli, chi mi dà dei contributi, chi mi dà anche delle critiche, chi vuol sapere, chi mi dà del... chi mi chiede delle... Siamo qui. Atteniamoci a queste considerazioni, a queste disposizioni che sono effetto di un protocollo. Non c'è parte d'Italia in cui non si tenga questa determinazione in questo modo, nei casi del genere. Fatto questo, io però voglio dire, anche un messaggio di serenità. L'apertura delle scuole, che tanti abbiamo visto con qualche preoccupazione questa mattina, io spero di riaprire tutte le altre immediatamente, vorrebbe dire che non c'è nessun'altra condizione di positività al Covid, in nessuno. Spero di farlo al più presto, spero di ricevere da un momento all'altro, già oggi, i risultati negativi di questi tamponi che aspettiamo. L'apertura delle scuole vuol dire per noi, dopo giorni di paura, abbiamo sentito il focolaio, è stato preoccupante e va bene, abbiamo sentito zona rossa, zona arancione, televideo di rianimazione, positivi, di tutto, Baronessi chiusa, lockdown. Cerchiamo di recuperare serenità. L'apertura delle scuole vuol dire questo, tornare alla normalità che per qualche ora, per qualche giorno abbiamo avuto paura di perdere. E non credo di poter dire che ci sia rischio, nessun rischio, nemmeno un pelo, un capello di rischio, avendo osservato noi i protocolli previsti dalla legge, che vengono preparati dalla scienza, dal comitato tecnico scientifico, quindi da persone eminentemente che sanno il fatto loro. Abbiamo riaperto le scuole, vediamo di recuperare questa situazione di conoscenza dei tamponi e cerchiamo di andare avanti. Ovviamente la raccomandazione è sempre quella, non la ripeto perché sto parlando a persone. I nostri concittadini sono in grandissima parte persone di responsabilità, persone per bene, persone intelligenti, e quindi mettiamocela tutta insieme e non perdiamo mai questa serenità anche nei momenti di difficoltà, non perdiamo mai un valore, quello della coesione, dello stare insieme anche nei momenti di difficoltà, perché nessuno vuole che accadano cose che non vogliamo proprio auspicare. Quindi con questo augurio io ritengo di confermarvi che userò ogni mezzo anche per informarvi e tenervi a conoscenza delle cose in tempo reale. Speriamo che la situazione migliori di ora in ora. Ripeto, questi esiti saranno per noi importanti, decisivi anche. Io sono fiducioso, lo sono un po' per natura, sono ottimista e riprendiamo normalmente, stando però sul pezzo e avendo consapevolezza che in questo momento siamo in crescita in Campania, in Italia, anche nella nostra provincia. Prestiamo attenzione perché tutti insieme non possiamo che uscirne fuori bene. Bene, Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso. Cercheremo di mantenere costantemente aggiornati chi ci ascolta. Alla prossima. Arrivederci.